Non lo so. Voi che dite? Ma sì, perché no? Sono fortissimo, proprio non si vede nulla. Dove sono le torce? Le torce, le torce, le torce. Ciao a tutti ragazzi, sono Celofi e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video di Terraria Mod. Nello scorso episodio, che tristezza, gli scorsi due episodi non li vedrete mai più, perché sono finiti male. Nel senso che io ho usato GeForce Experience per registrare, così per fare un test, e nulla, non mi ha registrato l'audio. A volte funziona, a volte no, soprattutto non funziona, quindi non lo utilizzerò mai più quello schifo di programma. E quest'oggi quindi farò di nuovo quello che ho già fatto in quegli episodi lì, ovvero per prima cosa affronterò il divoratore di monte. Ebbene sì ragazzi, mi preparo, prendo tutte le cose, tipo il ceppo marcio che è qui, e andiamo a evocarne un paio. In quel video lì ho anche craftato, cioè ho ottenuto questa spada che me l'ha data un boss che non credo rifarò perché è abbastanza... ma quello lì è un coso d'oro! Muori! Non mi ha dato nulla però. Vabbè, questa qui me l'ha data uno scorpione, questa qui invece me l'ha data proprio il divoratore di mondi. Eh sì, aiuto! Stava per finire molto male la faccenda. E ho deciso di mettere pure questa maschera qui che mi fa diventare un summoner. Infatti aumenta il danno e il knockback dei minion del 5% e li fa aumentare di 1. Faccio una tempesta di sabbia, talmente forte che non riesco a muovermi. No, la tempesta pure qui, è vero! È che questo è un bioma desertico. Vabbè, però posso fare lo slash. È vero! Perché nel deserto, e solo nel deserto, posso fare lo slash. Grazie a sempre una cosa che ho craftato in quell'episodio lì. Ovvero, o forse prima, non mi ricordo. Questi stivaletti che danno anche fuoco al terreno. Ok, allora, qui sotto posso craftare l'esca per il verme. Una soltanto purtroppo. E lo sconfiggiamo qui o sopra? Sopra c'è la tempesta, quindi è qui. Ok, mangiatore di mondi. Vatti sotto. Tanto i miei minion sono fortissimi. Guarda i danni che gli facciamo. È morto praticamente già. Forse questo è più forte però, questo qui. Ah, è vero, un'altra cosa che ho fatto è stato migliorare il piccone, aiuto, e rendendolo, diciamo, talmente forte da distruggere questi blocchi qui. No, nel buco no! Spadozza, spadozza! Aiuto, la situazione è critica qui. Però non mi fa tanti danni dopo tutto, lo sto distruggendo io. Fai schifo. Tutto ok. Sei morto? Quasi. Muori? Vuoi uscire da qui? Via! Via! Vuoi uscire da qui? Non ti capisco nulla! Ok, nulla, non esco da lì. Tanto è morto, fine. Guarda qui il richiume! Vorrei tanto uscire da qui. Ok, ho capito. Prima cosa prendo le cose e poi faccio così. Poing. Ok, vediamo cosa mi ha dato. Rottenai, Summon Iridabile, Aether of Soul! Forse è meglio di questo. È sempre dell'Exodus, vediamo un po'. Sì, guarda quanto vola in alto. Molto meglio. Ed è pure in tema con i miei minion. Sono il signore della corruzione. Aspetta che esco da qui e vediamo che cos'altro ci ha dato. Diciamo che le sue animazioni non sono proprio le migliori, infatti sta fermo. Vabbè, sono dettagli, dettagli insignificanti. Plup. Allora, vediamo un po'. Un iter. Questo sembra interessante. Danno da mischia. No, che fa schifo, una lancia. E guardate, altri 4 di questi qua. Che però sono tutti uguali, quindi non cambia nulla. Poi un altro dei iter. Che non ho capito l'utilità. Vabbè, è stato un batterio. Sì, un batterio. Vabbè, è stata una battaglia semplice e rapida, quindi direi che possiamo fare qualcos'altro forse. Ovvero, non lo so, vediamo un po'. In teoria, a questo punto, quello che vorrei fare è andare nell'inferno a prendere il minerale infernale e quindi
a fare l'armatura più forte. Perché ho controllato pure l'armatura di meteorite, fa schifo in confronto alla mia. Ma... Allora, un meteorite si è schiantato da qualche parte, mi è venuto pure scritto. E potrebbe essere utile. Quindi facciamo che vado a cercare il meteorite. Di qua. Perché forse ci si può fare la staffa di meteorite, che è utilissima, fa tantissimi danni. Quindi andiamo a cercare il meteorite. Cos'è sta roba? Sono in un bioma strano, guarda! Lasciamo stare le meteorite, perché dove sono finito? Ah, ci sono tutte spine qui! Via! Una cesta! Con dentro Force War Pendant. Fa schifo. Aumenta il danno critico delle armi a distanza. Ma che schifezza è? Ce ne sono altre di ceste. Vediamo un po' se riesco a uscire da qui. Olè. Guarda quante! Staff. Evocazione. Questo è da summoner. Fa provare. Togliamo questo. Eccolo. Dov'è che è? Dov'è finita? 7 di danno. Vai, fate qualcosa. Fanno schifo pure quelli. Via. Mettiamo questi. E poi soldi. Argento. E basta. Ce n'è un'altra qui. Con uno schifo di quello di prima. E questa roba qui che stavo buttando via. Vabbè, quindi. Perché sono così lento? Boh, ero lento. Ok, quindi niente. C'erano delle ceste con delle schifezze. Sarebbe stato utile trovarle prima, ma fa niente. Sì, certo, pure! Sono in una tempesta di sabbia, con la sabbia che mi va sulla faccia, robe che volano, e arriva la luna di sangue! Sì! È la fine, mi sa. State bene nel buco, voi? Io troverò quel meteorite, capito? Forse è l'ultima cosa che faccio. I miei piccoli amici qua mi aiuteranno. Spero. No, siamo arrivati al dungeon. Quindi non sta in questa direzione. Ah. Evochiamo Skeletron? Non lo so. Voi che dite? Ma sì! Perché no? Sono fortissimo, proprio non si vede nulla. Dove sono le torce? Le torce, le torce, le torce. E c'è pure la luna di sangue, sì, non è stata una bella idea, eh. Effettivamente. C'è la luna di sangue, c'è Skeletron. E forse non ero pronto. Ok, uso l'arma segreta. Ah, fa male questa, eh. Ok, cerchiamo per qualcosa di spaccargli un braccio. Però non mi fa tanto danno. Arriva pure i mostri maledetti. Dai, 170. Dai, vieni qui. Ok, uno è andato. Ok, schiatta. Amici miei, attaccate lui, eh. Ok, adesso attaccano solo lui. Ma lo sto disintegrando. Lo credevo più forte. Perché state qua a girare un solare, stupidi? Ah, pozione? Non l'ho letto. Non ci vorrei finire nel dungeon, perché poi arriva quell'altro. Muori. Sì, quanta gente! Ok, non è stata per niente una bella idea. Ma ormai è morto praticamente. Cioè c'ha soltanto 900 di vita. Vai con i coltellini! No, aspetta! Se riesco a portarlo sul tetto lo distruggo in un secondo. Devo riuscire a portarlo sul tetto! Ok, sei morto! Pioggia di gelatine! Boom! La pioggia di gelatine è OP. OP. Ok, tanto prendo un po' di cose. Fa vedere un po'. Questo lo posso buttare, questo lo posso buttare. The Bone Show. Ma questo ce l'avevo pure nella scorsa serie. Bellissimo.
The Artifact evoca il cane annoiato. Che cos'è questo? Oltre che c'è un casino di gente di là che schiatteranno subito. Gelatine. Quello non schiatta. Oh, devi schiattare pure te. Aiuto, 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 aiuto. Cosa succede? Coltelli, 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 coltelli. Cosa è successo? Ho rimosso qualcosa dal mondo. Sì, sono molto felice. Poi, The Good Book. Cosa sto trovando? Questo mi può servire. Questo no. Fatemi fare un po' di ordine. Ma cos'è? Randomly Summoned Mana Deeper. Ma bellissimo questo! Peccato che c'è un casino nell'inventario, non ci capisco nulla. Ok ragazzi, allora. Per concludere, questo episodio sta succedendo un casino. Cos'è che abbiamo trovato? Devo tenere una di sangue. Un cane brutto. Poi ho trovato anche questi cosi qui che ha droppati quel mini boss, sembra. Questo, che evoca delle mani. E questo che invece cura. Ma è inutile. A me non serve nulla. E poi anche questo qui. Dov'è che è? Swole Stack. Che evoca dei ragnetti che dovrebbero attaccare. Vedete che prendono danno? Perché ci sono questi ragnetti che li disintegrano. E perderò anche 3 di difesa per vedere questa cosa qui, eh. Però è davvero molto utile, caspita. Quindi ragazzi, quanta gente che c'è! Io devo finire una di sangue, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!